tanti paesi hanno guardato all'Europa per un futuro migliore. Grecia, Spagna e Portogallo sono entrate dopo la fine di una dittatura. La Germania si è riunificata dopo la caduta del muro di Berlino. La fine dell'impero sovietico ha poi consentito l'ingresso di 10 paesi dell'Est. Dopo la fine delle guerre nella ex Jugoslavia è entrata la Croazia. Per tutti, entrare nell'Unione Europea è stato il modo più rapido e sicuro per conservare la libertà. La prima condizione è infatti avere istituzioni e leggi che garantiscano la democrazia, il rispetto dei diritti umani, civili e politici, una giustizia indipendente e imparziale, la protezione delle minoranze. Il loro ingresso ci è costato molto. Con tanti interessi diversi, governare l'Unione è diventato più difficile. E molti di noi faticano a riconoscersi in un'Europa così grande. In compenso, oggi abbiamo intorno paesi pacificati, alleati, che condividono i nostri valori. Saremmo altrettanto sicuri in un'Europa rimasta a metà?